Ciao ragazzi, io sono Red e questo video stavo aspettando di poterlo fare da ormai 3 anni, da quando ho cominciato a portarvi video, perché è da quando abbiamo aperto il canale che ci bombardate di domande del tipo: Red, ho 20 euro, che pistola mi consigli? Red, ho 61,50 euro, che fucile mi consigli? Oggi finalmente rispondiamo a tutti voi che ci avete sempre chiesto un fucile economico, una pistola economica con delle cifre irrisorie. Vi andrò quindi a mostrare 7, numero massimo magico incredibile per ogni cosa, armi da soft air che potete acquistare per letteralmente un hostile. Un niente, tutti voi potete portarvene a casa. Saranno ovviamente diversificate in varie categorie: pistole, mitragliette, fucili, fucili a pompa. Abbiamo messo dentro veramente di tutto. Quindi preparatevi a questo incredibile viaggio con il buon Red e partiamo con la posizione numero 1. Partiamo con questo. Che cos'è questa? È probabilmente una replica fallita uscita da non so quale scantinato ucraino di una Grench 433. Potrebbe essere anche una 226 Six Hour, non è dato sapere, perché in questo incredibile formato non abbiamo idea di, ripeto, da dove venga. Stupenda, è ovviamente a molla, quindi potete andare a caricare manualmente la molla all'interno e poi andare a sparare. Vi faccio sentire meglio il rumore, perché potete letteralmente sentire i componenti di plastica all'interno che bestemmiano. Fenomenale. Ovviamente è estremamente ergonomica, ci sta a malapena la vostra mano. Per andare a sparare neanche utilizzate il vostro... Per andare a sparare potete sparare direttamente con la prima e anche ultima falange della vostra mano e è più lunga la mia mano, è più grande la mia mano di questa affare. Stupenda, è ovviamente un po' in posizione bassa perché è padrema. Vi permetterà di sparare 6 incredibili pallini, c'è addirittura la sagoma del pallino sul caricatore da indicare quanti ne potete sparare, ed è perfetto, soprattutto se dovete prendere una pistola alla vostra Barbie. Questo incredibile pezzo di plastica ve lo potete portare a casa con ben 5 euro, signori. Chi offre di più, chi offre di più. Passiamo alla posizione numero 2. In questa seconda posizione troviamo un'altra pistola che è un wannabe, tradotto in italiano un voler essere, normalmente senza riuscirci. Ovvero questa stupenda replica di una PPK, che ci prova, ma non ci riesce. Potrebbe sembrare interamente in metallo, ma non lo è. C'è un bellissimo blocco di metallo nell'impugnatura per dargli un po' di peso. E il carrello è in zama, esattamente, non è in plastica. Avena ha una molla che dura come l'inferno. Stupendo, molto carina, non troviamo il cane funzionante, ovviamente. Un grilletto a questo giro ha una distanza pseudo normale e non troviamo quel rimbombo terrificante che troviamo con l'altra. Colpo abbastanza secco, vediamo il caricatore. Sempre caricatore delle Barbie, come potete vedere, con indicati sempre i famosi 6 pallini che vi dicevo prima. Stupendo, delizioso. Ho paura di infilarlo dentro troppo forte perché ho paura che si disintegri. Ovviamente quel bollino rosso che non tirate via neanche se la dipingete di marrone. E devo dire che però rispetto all'altra ha già un peso un pochino più serio. Ovviamente non solo questa pistola è veramente bellissima, ma è anche un modo molto economico per portarsi a casa la pistola di James Bond. Se spoilerate nei commenti vi uccido. In terza posizione troviamo la PPQ, che sembra quasi vera questa PPQ, è incredibile. Abbiamo sempre il carrello in zama, quindi sembra quasi vero, se non fosse che vabbè, balla come l'originale, quindi. Troviamo un sacco di parti che sono state poste in metallo. Guardate che roba stupenda. Questo grilletto mi fa venire voglia di spararmi un colpo in bocca e farla finita. Troviamo anche il tasto di rilascio del caricatore come in quella vera, ovvero basta tirare giù questo affarino qua, vedete? E questo si va a sganciare. Quando prendiamo il caricatore in mano capiamo che la pistola non pesa niente, però molto carina, addirittura i loghi PPQ, infatti questa pistola è su licenza della Walther, incredibile, non so come gli è venuto in mente di produrla, forse proprio per voi. Tra l'altro, non vorrei dire una cazzata, adesso lo scopriamo insieme. No vabbè, ma è incredibile sta cosa, ha anche il carrello funzionante, cioè si blocca quando non ci sono i colpi e lo potete... Questa cosa è incredibile. E altra cosa fighissima, come nella PPQ originale, vedete quel cazzillo lì rosso? Viene fuori quando la pistola è carica e torna dentro quando è scarica. È letteralmente stupenda, con anche i loghi Walther sul carrello. Ma questa cosa qua è bellissima, me la porto a casa io. Tutto questo a meno di... No, ragazzi, di cosa stiamo parlando? È un incredibile pezzo di storia.
e anche un pezzo di me. Sapete già che pistola arriverà adesso, è effettivamente una delle favorite all'interno di questo negozio e devo dire che molte volte anch'io mi sono ritrovato a innamorarmene perdutamente. La Beretta, perché le Glock erano veramente troppo brutte da mettere all'interno del video. Non è ben chiaro che tipo è, di quelle che vedete nei film quando fanno le rapine e sparano in faccia alla gente. Stupenda, bellissima, ovviamente abbiamo la sicura che non è funzionante ma è stata letteralmente dipinta. E addirittura 0.6 joule, quindi siete anche all'interno delle regolamentazioni. Troviamo la sicura però che non è qui come quelle normali, ma è tramite questo, dove cavolo stai qua? Questo bellissimo tastino che se andiamo a tirare ci impedisce di premere il grilletto. Stupendo! In realtà questa pistola ha un vantaggio incredibile. Primo tra tutti i loghi ufficiali Beretta. No, davvero? Bellissimo, me lo ricordavo un po' diverso però io il logo Beretta. Ovviamente è a molla. Quindi tiriamo indietro e va avanti. Molto carino, ma soprattutto si arma il cane. Ragazzi, si arma il cane. Cioè, quando io vado a sparare, va avanti il cane con un ritardo assurdo da quando esce il pallino, ma si arma il cane. Posso anche tirarlo indietro io. Li vale tutti i soldi. Questo affare qua è stupendo. Siete usciti di zucca. Guardate anche come va indietro figa. Bellissimo, sentite come spara. È bellissima, da piccolo avrei ucciso il mio vicino per averla. E poi c'è il caricatore. È un incubo, ovviamente, come potete ben notare, però ne abbiamo visti di peggiori. Sempre caricatore delle Barbie, per qualche motivo, inserito. E siete pronti ad andare a sparare ai vostri amici in giardino. C'è uno che mi guarda come se fossi un deficiente dalla vetrata, ma ormai è una cosa che succede. In sesta posizione troviamo un fucile che sono abbastanza sicuro che ognuno di voi abbia avuto in mano almeno una volta nella vita, perché chiunque si fosse avvicinato al soft air negli anni inizio 2000 più o meno, ma anche metà 2000, insomma, ha avuto in mano questo fucile. Sto parlando del fucile a pompa a molla da 20 euro. Questo era letteralmente quella cosa che tu entravi in un negozio da soft air, indipendentemente da dove eri, e gli dicevi: senti, ma sarei interessato, te lo tiravano in faccia, prenditelo. Ed è incredibile perché è relativamente ben fatto per essere imbarazzantemente mal fatto. Ovvero troviamo una copertura in metallo qui con anche i buchini per far sì che la canna respiri e non si vada a surriscaldare, perché in effetti c'è molta frizione a forza di fare così. Un movimento tra l'altro simile ad altre cose. E attenti anche lì alla frizione. Quindi questa parte qua era in metallo. Poi trovavamo paramano, che era ovviamente in plastica orrenda, la canna qua sotto in metallo e la canna principale in plastica. Cioè hanno fatto un mischione incredibile con questo affare. Cioè era bellissimo. Questa è stata una delle prime armi da soft air infatti che avevo comprato. Infatti ne ho tipo 16 a casa di questi affari. Aveva tra l'altro il caricatorino orrendo simile a quello dei fucili da cecchino, ovvero questo serbatoino, mettimela a fuoco, ovvero questo cazzillo qua uguale a quello dei fucili da cecchino, volevo dire da 100 euro, che voi riempivate coi pallini con il BB loader che non avevate regolarmente, glielo mettevate dentro. E soprattutto, prima volta che lo vediamo nella top 10, la regolazione dello pop. Cioè avete tipo un micron di posizionamento dello pop, però c'era. Oh, mica casuale, mica scontato, ma è stupendo. Posso comprarlo, lo compro io. Para tra l'altro a filo giallo, ragazzi, ma siamo fuori. Questo qua è la cosa migliore che potete prendere se dovete andare in un campo da CQB e non volete comprare un fucile. Stupendo. Seconda posizione. Abbiamo visto la terza con un bellissimo fucile a pompa. Ci siamo tenuti le chicche proprio per la seconda e la prima posizione. Ma in seconda posizione troviamo il sogno di tutti i bambini che avevano giocato a GTA. Sempre all'inizio degli anni 2000, torniamo alla mia infanzia proprio. Questo era letteralmente il sogno di qualunque bambino. Se l'avessero venduto nei negozi di giocattoli avrebbero fatto una quantità di denaro indescrivibile. I tuoi te le volevano comprare le armi da piccolo? I miei mai. Io mi ricordo che avevo visto in televisione Skull Rumble tipo e avevano a un certo punto degli MP5 e io a un certo punto ho passato un anno che volevo un MP5. Cioè io ti giuro andavo a lavorare in giardino, facevo i soldi per mettere da parte e andare a comprarmi un MP5. Io avevo qua le armi qua. Finito con le storie tristi dell'infanzia di Red, passiamo a questo bellissimo affare che sì, è in plastica, sì, ha un paio di elementi in metallo che sono ben fatti e sì, spara a molla come gli altri che carichiamo da sopra, come per incamerare il primo colpo. Tra l'altro la leva d'armamento è in metallo, ragazzi, è bellissima, guardate anche i loghi. Ma mica è scontato, questi qua sono fucili di Adrem. Yes! Sentiamo? Bellissima, e anche è un piccolo petardo che esplode, piccolo petauro che esplode. Mi
mi sono innamorato, è stupendo. Ovviamente è a molla, come vi ho fatto vedere, basta caricarlo da qua sopra. Ci sono anche tutte: alteration to this airsoft are unsafe and illegal, read manual before operating. Sono sicuro che tutti voi leggerete il manuale di istruzione per usare questa pistola da soft air, questo Uzi da soft air che spara pallini da 6 mm. Tacche di mira regolabili, attenzione, una new entry in questa top 10, le potete andare a regolare qui di lato, che io mi domando e mi dico chi è che dovrebbe mai andare a regolare. Bellissimo questo coprifiamma che è tipo il tappo della bottiglia. Guardate anche questo bellissimo logo che dice quest'arma. E però troviamo il grilletto in metallo, perché è in metallo, l'ho apprezzato tantissimo, e il selettore di fuoco, dove troviamo sicura, colpo singolo e poi A. Per quelli di voi che pensano che sia automatico, no, perché ovviamente ha molla, quindi non può sparare in automatico, ma sta per perché se te lo sei comprato e pensi che questo spari in automatico, sei che è un modo gentile di dire che sei un po' scemo se lo hai comprato. Scala 1 a 1, infatti la parte superiore qui è grande quanto una lavatrice e l'impugnatura è un pacchetto di sigarette, cioè è un quadrato, è un rombo questa fa. E infine troviamo il caricatore. Prima volta che troviamo un caricatore pseudo accettabile. Pseudo, ovviamente. Caricatore a molla in plastica, no, non è a gas, ovviamente, però devo dire che non è che ci sta malissimo. Vediamo come si incastra. Non male. E la leva per rimuoverlo, anche questa in metallo, quindi sono dei piccoli intarsi in metallo che ne aumentano il valore. Questo affare è stupendo, un'altra di quelle cose che se avessi avuto da piccolo avrei provato a fare una rapina in banca. Va bene, abbiamo riso, ci siamo divertiti, ma è ora di parlare del podio. Qui vorrei la vostra attenzione, perché se queste pistole, come avete intuito, sono un po' goliardiche, e ve le consiglio giusto se volete fare una prova e farvi due risate in campo, soprattutto per fare setup o avere tra la vostra collezione alcune di quelle, le performance vi interessano relativamente meno, ma qui siamo arrivati a un qualcosa che veramente si pone e si interpone tra il fucile da soft air e la replica cinese di plastica a molla. Cioè è un fucile che va a trascindere, si può dire trascindere? I due mondi, cioè è il ponte che li collega, è l'anello mancante nell'evoluzione. L'M1, ragazzi, l'M1, il fucile della seconda guerra mondiale più brutto mai creato, che grazie a Dio c'è stato perché ci ha permesso di avere il Garand. Vediamo più da vicino. È ovviamente plastica, quella anche bella vuota, cioè pesa, cioè posso, cioè sembra, non so, lo rompete come... È quasi da lontano realistico, però quando lo vedete appeso al muro dite ah figo, poi avvicinate di due passi dite oh. Troviamo un buco per l'attacco cinghia o per i giocatori che purtroppo non hanno la ragazza. Troviamo anche l'attacco più in alto, che deve sostenere comunque il peso del fucile. Non solo non gira, cioè è bloccato in due posizioni, su e giù, su e giù, ma è, voi direte, almeno questo in metallo. No, è in plastica. Di queste dimensioni un anello in plastica, sono sicuro che durerà nel tempo. La canna è quello che è, tutta la parte del paramano ovviamente è rigorosamente in plastica vuota dentro, cioè non è plastica piena, è proprio vuota, è un Playmobil. E poi troviamo una cosa molto figa, ovvero il sistema di armamento della molla. Questo fucile, che dovrebbe essere semiautomatico, quindi questo affare come nel Garand fa avanti e indietro, non dovete caricare singolarmente ogni colpo, è invece a molla, quindi dovete caricarlo, sparare, stupendo come suono, e ricaricare. Ma cazzo, ma fai un fucile con un sistema diverso allora. Già fa cagare questo fucile qua, fai lo stampo di un qualunque altro fucile e ci metti il sistema molla. Però apprezzabile che questa parte qua sia in metallo, credo. Non è plastica, è qualcosa di diverso perché è fredda. Tutto il resto è ovviamente rigorosamente in plastica, a parte lo sportello, anche questo è in metallo. Infatti c'è anche un po' di olio e grasso in modo tale che non si vada a rovinare, perché guai a Dio, si possono andare a spaccare i componenti interni. Tacche di mira in plastica regolabili, anche comodamente grazie a questa rotella, perché attenzione, potrebbe avere dei grossi problemi a tirare precisamente dopo i 70 metri, quindi vi consiglio di tararle veramente al millimetro. Caricatore letteralmente in plastica, ma cazzo, ma fammi il caricatore senza vedere le viti allora, le vitis. Caricatore in plastica, però sto giro è abbastanza compatto, non si muove più di tanto, è comunque orrendo. Tra l'altro, cioè, come faccio a tirare giù la molla per caricare i pallini, scusa? Cioè li infilo come in quello vero, si spingono giù man mano che, quindi necessario il baby loader o spingere manualmente giù ogni pallino e alla fine vengono le cicatrici sulle dita come i chitarristi o i bassisti, dipende come la mettete. Bellissimo, ovviamente l'incastro.
Basta. L'unica cosa ultima fighissima di questo affare è che ha l'op-up, ragazzi. Cioè c'è la regolazione dell'op-up. Questo affare, se tira più di 15 metri, è un miracolo. Come fai a metterci l'op-up? A cosa ti serve l'op-up? In realtà la mia critica è stata superflua, perché sparando a filo Joule, forse, noi l'abbiamo criticato, ma non. Se volete vedermelo usare in campo, in un gameplay, lasciate un like. Stupendo, questo è letteralmente il fucile che voglio comprare per fare il cazzone in campo. Cioè, ve lo consiglio non caldamente, di più, anche perché ha anche la sicura, ho appena visto adesso. Cioè, tra l'altro sicura fedele all'originale, in questa posizione non potete andare a premere il grilletto, mentre tirato completamente indietro potete andarla a premere. Ho bisogno di andare a casa e seppellirmi di pistole vere dopo questo video. Ho proprio bisogno di lavarmi via la plastica da dosso. Bene, il video termina qui. Ovviamente, se non fosse chiaro, era un video goliardico, voleva essere veramente un video sciocco, un video leggero, per mostrarvi delle armi che effettivamente, per il prezzo che hanno, hanno un rapporto qualità-prezzo, alcune soprattutto, che è ottimo, devo dire. E se siete interessati a vederne e saperne un po' di più, trovate tutto linkato in descrizione. Ovviamente siamo al Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e che mi permette di fare questi incredibili video. A proposito del Monopoly Software Shop, vi ricordo che è sabato, quindi come ogni sabato ci sono 6 incredibili prodotti quasi in sottocosto. Lasciate un like, lasciate un commento, attivate la campanellina, ci aiuta a crescere e soprattutto fatevi sentire nei commenti. Ci piace sapere cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto, se il video non vi è piaciuto, perché si può commentare anche senza insultare le persone. Io vi ringrazio nuovamente per essere stati qui con noi, vi auguro un buon weekend e stay hungry!